Sono Tagiasco Enrico, sono presidente dell'Associazione Produttori Miele Api Liguria. Qua ho il Parco delle Api, dove ricevo appunto le classi e faccio vedere la vita delle api, faccio vedere le api, tutto il percorso dall'arnia al vasetto, come si fa a estrarre il miele. Poi ho anche dei percorsi nel bosco, far vedere i segreti del bosco, le piante. Così ho tre percorsi, uno per i mari più piccolo, diciamo chiamato percorso verde per i più piccolini, perché vengo anche della scuola materna. Poi un altro percorso giallo che è un pochino più lungo e poi il percorso blu che vado in cima al monte, lì un bosco qua di 20.000 metri, quindi ho il percorso anche in base ai bambini come sono. Quindi Ecco, ci fa vedere. quando vengono i bambini, io faccio vedere esempio la casetta delle api, che è questa e che si chiama Arnia. Poi dico se dentro alla casetta delle api, all'Arnia, ci mettiamo le api, ora si chiama alveari. Questi sono termini stabiliti dalla legge proprio nazionale sull'apicoltura. E poi faccio vedere come è fatta la casetta delle api, che è composta di due parti, questa parte qua che si chiama nido e quest'altra parte che si chiama melario. Nel nido dove si svolge, dove c'è la regina che depone le uova, dove si forma la famiglia, nel melario è dove le api depongono il miele. E poi faccio vedere come è fatta in un'arnia da osservazione, come è fatta dentro. Ecco, Vediamo. e ci faccio, ecco, quindi dico questo è il tetto dell'arnia. Quindi togliamo il tetto, poi questo è il coprifavo, togliamo il coprifavo perché copre i favi. Ora vediamo il melario, cosa c'è dentro il melario. Ecco, nel melario c'è il telaino, questo è il telaino che hanno fatto le api, che hanno costruito il favo. Quando hanno costruito il favo, perché le api, mangiando il miele, producono la cera. E fanno le cellette esagonali. Questa è la struttura esagonale a nido d'ape, che è la più resistente che esista al mondo, fatta col minor consumo, col minor spreco di materiale. Quindi l'uomo deve imparare dalla natura. Qua sono le api che ci insegnano senza compasso, senza sapere la geometria, fanno degli esagoni perfetti. Quando loro hanno fatto il favo, hanno costruito il favo, dentro depongono il miele. Quando poi il miele è maturo, cioè quando ha raggiunto l'umidità del 18%, loro tappano la celletta. A quel punto il miele campa anche 1.000 anni perché ha l'umidità giusta. Se la celletta non è ancora piena, cioè se il miele non è ancora maturo, loro non chiudono perché può fermentare. Questo è un favo che hanno completato, questo infatti hanno opercolato, mettono un coperchietto di cera che si chiama opercolo. Questo è miele opercolato, è miele maturo. Io ecco, per sapere qua lo vedo che è maturo perché hanno opercolato. A volte comunque nel dubbio ogni tanto controllo uno strumento che si chiama refrattometro che costa tra parentesi 600 euro per vedere l'umidità del miele. Le api senza refrattometro loro sanno quando c'è 18% l'umidità e tappano la celletta. Eventualmente, come fanno a portare l'umidità al 18%? Quando estraggono il nettare, che poi trasformeranno in miele, è molto liquido. Loro si mettono davanti alla porticina, ci sono le api ventilatrici che fanno vento, fanno una corrente d'aria e fanno asciugare il miele. Quindi tolgono l'umidità del miele. Ecco. Adesso poi ai bambini faccio vedere cosa c'è dentro il nido. Ecco, quindi tolgo il melario. E faccio vedere dentro al nido cos'è. Qua ci sono i telai del nido, dove c'è la regina che depone le uova e dove c'è la covata dove nascono le api. Ecco, questo è un telaino di legno. Vedete, questo non è ancora stato messo nell'alveare, ma le api non l'hanno ancora visitato, infatti è ancora chiaro. Questi qua che sono un pochino più scuri, sono già stati nell'alveare, sono più scuri perché le api li hanno verniciati con la propoli per disinfettarli. Noi diamo in casa la calce, loro danno la propoli per disinfettare la loro abitazione. Io alle api do un telaino come questo, con dei fili che costituiscono un'armatura e un foglio di cera, un'armatura per rendere il foglio di cera più resistente, che non caschi, che non ceda. Qua c'è già impressa la celletta esagonale femminile, perché altrimenti le api costruirebbero anche tante celle più grosse, celle maschili. Poi siccome i maschi nell'alveare non lavorano, hanno soltanto il compito di fecondare la regina e basta. Poi mangiano e sporcano anche nell'alveare, quindi meno ce n'è. Poi che porta al miele sono gli operai, quindi dando più celle femminili,
costringiamo le api a fare più, a far nascere più operaie che sono loro poi che lavorano. Guardando un foglio come questo, un foglio cereo così, le api, abbiamo detto che mangiando il miele costruiscono il favo. Vediamo, ecco, questo qua è un favo che è già non costruito perfettamente, qua ce ne manca ancora un pezzettino, però loro partono dall'alto, sono le api architette che costruiscono il favo. Le ceraiole producono la cera, la passano alle architette, loro costruiscono il favo. Se io non do il foglio cereo, loro lo fanno da sole questo lavoro, è come ha sempre fatto in natura, perché l'uomo ha domesticato oramai tutto, leoni, elefanti, le api non l'ha domesticata. Si è limitato a mettere una casa più bella, più accogliente, per fregare meglio i prodotti dell'alveare, però le api fanno come hanno sempre fatto mille anni fa. Anzi, l'apicoltore che deve adeguarsi alle loro esigenze. Ecco, adesso poi fatto questo, faccio vedere come si fa a estrarre il miele. Cioè dico, questo telaino che le api hanno riempito di miele, come si fa a togliere il miele? Ecco, ora devo venire qua dal banco per disopercolare, col coltello per disopercolare. Ecco, faccio notare ai bambini che va tutto materiale di acciaio inossidabile, perché il miele è altamente corrosivo. Se fosse la mela zingata, dopo un anno sicuramente fa la ruggine anche se lavato perfettamente. Ecco, io dovrei prendere il telaino che le api hanno chiuso, hanno tappato con l'opergo. Devo togliere l'opergo, devo tagliare così per aprire le celette da una parte e dall'altra, cioè devo disopercolare. Ecco, quando ho disopercolato il telaino, lo metto nello smielatore, che è quell'attrezzo lì. Nello smielatore radiale, perché i telaini vengono messi secondo il raggio del cerchio, e che mette i telaini disopercolati dentro lo smielatore. Adesso qua, a scopo dimostrativo, ce ne ho messo soltanto 3 o 4, però qua ce ne stanno 16. Quando ho riempito il cestello con 16 telaini, io metto in moto, e questo qua parte. Piano piano parte. Prima si gira lentamente perché un telaino così porterà 1,5 kg di miele, quindi siccome la struttura è di cera, la cera è molto fragile e si potrebbe rompere, quindi prima si gira lentamente e poi piano piano si accelera per svuotare definitivamente il telaino. Quando il telaino è vuoto, praticamente viene riutilizzato, viene ridato alle api e loro aggiustano dove eventualmente si è rotto e poi se ci sono ancora fioriture lo riempiono di miele. Ecco, quindi tutto il lavoro che si fa per togliere il miele è questo qua. Dall'arnia loro percolano, qua viene disopercolato, viene messo nella centrifuga, nello smielatore radiale, poi quando il miele esce di qua io metto sotto una latta con un filtro, filtro il miele, ci rimangono i pezzettini di cera che possono staccarsi dal telaino, poi il miele lo metto in questi recipienti che sono come delle botti, sono anche questi acciai inossidabili, si chiamano maturatori. Hanno lo scopo di non di far maturare il miele perché è già maturo, più che altro dovrebbero chiamarsi decantatori perché eventuali pezzettini di cera e impurità vanno tutte a gala perché sono più leggere del miele. Ci lascia lì 10-15 giorni, mi farò decantare bene e poi si invasetta di qua in fondo. Quindi dall'arnia al vasetto, questo è il passaggio che fa l'apicoltore. Da quanti anni è che fa E sono più questo? di 30 anni, te l'ho sempre fatto, poi dopo che sono andato in pensione mi sono dedicato di più a questo lavoro. Lo faccio volentieri e sinceramente guadagno anche qualcosa, però non è che lo faccio per i soldi, lo faccio perché io ho insegnato per tanti anni, mi piace stare a contatto con i bambini. E mi piace far capire a questi bambini, far conoscere la natura e le sue meraviglie, perché soltanto conoscendo, ad esempio, la natura e le sue creature possono imparare ad amarle e a rispettarle di più. Perché le api, proprio ieri abbiamo fatto un convegno in Sala Dante qua a Spezia, sull'importanza delle api per l'ambiente, in collaborazione col comune, la provincia, eccetera. Per le scuole, per far capire a questi bambini che saranno poi i genitori di domani, che se mancano le api, dopo 5 anni sulla Terra non c'è più la vita per l'uomo. Questo non è che lo dico io che sono presidente, l'ha detto Einstein, perché l'ape è importante non per il miele, per l'impollinazione.
Quindi adesso c'è un allarme in tutto il mondo che muoiono le api, quindi perché? Perché c'è il pericolo che uno dice, vabbè, non mangio più il miele se non ci sono più le api, mangio della marmellata. Ma anche la marmellata, se non c'è la frutta, non si può fare la marmellata. Ma dove hai imparato questo, no, io questo lavoro? Sono appassionato, ho iniziato fin da bambino con questa passione qua, poi però... Ma i suoi genitori facevano? No, non ha mai voluto mio babbo che mettessi le api, perché pensava che ci mangiavano l'uva, invece è il contrario, le api non la mangiano l'uva, non ha un apparato boccale per rompere la buccia della frutta. No, dopo mi è passato quindi, poi mi è ritornato la passione vedendo una rivista, e ho iniziato con due alveari, mia moglie l'armata, mi raccomando non arrivare, poi, perché c'è anche da perdere tanto tempo, adesso ce n'ho più di 100, sinceramente ho anche 72 anni, ci vuole. No, no, però io mi sono formato, ogni convegno non è questione di intelligenza, è questione di passione per diventare bravi apicoltori. Perché per essere bravi apicoltori io, ad esempio, a parte tutti i libri che uscivano li compravo. Poi c'erano dei convegni in giro in Italia, andavo a questi convegni, poi andavo a pranzo con i relatori e mi sedevo vicino a qualcuno e poi chiedevo, eccetera. Poi ho fatto un corso per esperto apistico all'Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, che è quello là, l'attestato, e lì mi sono formato più che altro sulle malattie delle api, che ci sono tante malattie nelle api. E poi... ho continuato con questa passione e poi partecipo da diversi anni ai convegni mondiali di apicoltura. L'anno scorso siamo stati in Australia e in Nuova Zelanda, ormai ho girato tutto il mondo con la squadra delle api. Vede, questo per esempio in Slovenia, quando c'è stato. Sì, sono stati in Cina. La passione nuova è sì, no, cioè, trasmettere loro queste cose. Sì, ma però vedo ad esempio, ieri abbiamo fatto questo incontro, c'era una seconda elementare che sono venuti qua, quindi hanno sentito quello che ho detto, la maestra è stata brava, l'ha preparati, e c'erano delle classi dei superiori che erano grandi. Rispondevano più i bambini piccoli che i grandi, erano più preparati loro che... Quindi e non si è mai finito di imparare. Io faccio i corsi con la Spezia insieme anche agli apicoltori principianti, sembra di sapere tante cose, ma invece mi rendo conto che anche quando vado a questi convegni mondiali c'è sempre qualcosa da imparare. Il mondo delle api è affascinante, non si è mai finito di imparare.